Buongiorno a tutti, sono Ismaele Iaconi, responsabile B2B e veicoli commerciali per la rete di Peugeot Automobili Italia. Oggi siamo a Ripa Teiatina, assieme al nostro concessionario Energy, e abbiamo coinvolto degli imprenditori locali per un incontro per parlare di business. Questo evento vuole essere il primo evento dedicato ai clienti flotte. Oggi l'incontro era Peugeot da Professional Driving Experience. Sostanzialmente oggi abbiamo voluto far conoscere il marchio Peugeot, l'azienda Energy che ci rappresenta sul territorio e la gamma Peugeot per in target con l'azienda. Sostanzialmente abbiamo svolto un'aula formativa per quanto riguarda la gestione della flotta aziendale e tutte quelle formule che permettono un'efficienza della flotta stessa. Fatta quest'aula, che ha suscitato delle domande sui piani di ammortamento, sulle leve finanziarie, ci siamo spostati a fare un test drive di una quarantina di chilometri, dove tutti gli imprenditori presenti hanno potuto apprezzare la qualità dei prodotti Peugeot. In particolare, tutti gli imprenditori erano imprenditori che non hanno nella parco flotte un autoveicolo Peugeot, quindi erano delle novità per loro. I prodotti provati sono le Peugeot 308 berline e station wagon, quindi nuovissimi prodotti, auto Europa e Car of the Year, e 508 nuova, sia la versione ibrida con motore elettrico e diesel, sia le versioni GT, sia la versione turbo diesel Euro 6. Quale segmento di automobili reputa adeguato per la sua società come auto aziendale? Sicuramente le 5 posti o le station wagon, comunque auto di media grandezza. Il segmento che ritengo adeguato credo sia quello della 508, station wagon 5008. Il segmento commerciale. Una macchina sicura, oggi non è eccessivamente costosa. Cosa si aspetta la sua impresa da un'auto aziendale? Durature, un ottimo motore, bassi consumi e anche del comfort, trattandosi generalmente di macchine che diamo a personale commerciale che viaggia spesso, anche non solo in Italia ma anche all'estero. Sicuramente l'efficienza e la sicurezza. E mi aspetto efficienza, comodità, bellezza, un po' di tutto. Che abbia dei costi di acquisto e di gestione e soprattutto un'assistenza adeguati. Quale livello di comfort pensa di riscontrare guidando un'auto? In generale, livello di comfort che mi aspetto da un'auto è sicuramente una morbidezza che aiuta. Il comfort tale da permettere di affrontare un lungo viaggio e arrivare a destinazione pronti per lavorare. Un comfort piacevole alla guida che mi dia soddisfazioni quando salgo sulla vettura. Mi aspetto, ripeto, comfort ma soprattutto sicurezza. Quali pensa possano essere le tecnologie necessarie su un'auto? Ormai considero necessaria la dotazione di tutte le forme di app, accessori che aiutino la connettività tra i diversi device, quindi cellulari, tablet, computerini di bordo. Secondo me ora la tecnologia a livello informatico è fondamentale. E il viaggio è diventato un momento dove lavorare, per cui occorre avere una macchina che ti permetta di lavorare pur viaggiando. Tecnologie, sicuramente capacità di connettersi al portatile e magari anche capacità di rendere possibile lavorare in mobilità.
certo la tecnologia è fondamentale. Sì, ormai le macchine vanno verso l'integrazione tra telefoni e gestione della macchina. Quanto pensa che l'auto possa rispondere alle caratteristiche di efficienza e convenienza? Efficienza, secondo me, vale 10, perché ad oggi i consumi sono diventati un elemento importante, oltre ad esserci una sensibilità generale al tema, è anche un discorso proprio di gestione aziendale che ormai rappresenta un elemento importante. Allora, sicuramente è più importante l'efficienza, perché per politica aziendale cerchiamo di rispettare l'ambiente che ci circonda, quindi di avere un impatto il più basso possibile. Quindi l'efficienza è sicuramente molto più importante della economicità o della convenienza. Oggi deve essere efficiente e conveniente, perché non sono più i tempi che si possono spendere soldi inutilmente per le auto come una volta. Reputa che un'auto aziendale corrisponda ai canoni richiesti per la sicurezza? Sicurezza anche è fondamentale, perché non è solo una questione di assicurazione, ma è un discorso che le persone che devono viaggiare devono sentirsi sicure. Credo che la sicurezza sia fondamentale, la sicurezza del viaggiante, del personale viaggiante è fondamentale dal punto di vista aziendale. Si sta migliorando parecchio in questo. Oggi, ripeto, la macchina deve essere sicura, in quanto ormai sono tante implicazioni assicurative, di responsabilità verso altri, per cui la macchina deve essere veramente sicura per te, soprattutto anche per gli altri, soprattutto per i dipendenti, perché sennò diventa, se la guidano i dipendenti. Quali sono le sue aspettative alla guida di un'auto Peugeot? Sono molto incuriosita dalla performance del motore, mi aspetto sicuramente un'auto sprint e allo stesso tempo giovanile, allo stesso tempo anche con un buon comfort. Comfort e briosità della, diciamo così, della meccanica in termini di capacità motoristica. Mi aspetto sempre il massimo dalla Peugeot, perché so che è un'azienda che in questo senso ci lavora tantissimo. Sono macchine tecnologicamente molto avanzate, anche dal punto di vista economico, della gestione sono veramente avanzate, immagino siano ottime. Cosa si attende da un'auto Peugeot con riferimento a qualità, insonorizzazione e comfort di guida? Dell'auto presentata, quindi della 308, credo che insomma buona percezione sulla qualità, soprattutto meccanica. Insonorizzazione non ne ho al momento elementi per poterlo definire. Comfort di guida, sì, credo anche qui alla stregua della qualità. Elevato comfort di guida, buona qualità e ottima insonorizzazione. La qualità sulla sicurezza su strada deve essere molto sicura quando la porto in strada e mi deve dare sicurezza nell'affidabilità. Per me una macchina deve avere una buona insonorizzazione, perché oggi come oggi deve essere come un ufficio viaggiante. Come nel penultimo caso, essendo un ufficio viaggiante, deve avere il massimo del comfort. Quindi avere una buona seduta, buoni comandi al volante, deve rispondere anche in questo caso. La qualità complessiva, che comprende anche le altre cose, comprende anche l'insonorizzazione eccetera, devo dire è molto cambiata rispetto alle Peugeot di una volta. Oggi sono veramente molto avanzate e anche finalmente belle da vedere. I'm still waiting, I'm still waiting. And will I see you again? Pensa che il segmento Peugeot possa essere adeguato per la sua azienda?
Sicuramente per la gamma di prodotti che offre risponde alle esigenze di un'azienda moderna che oggi ha necessità di avere più segmenti per rispondere alle proprie esigenze. Dopo aver effettuato il driving test, le aspettative attese sono state riscontrate? Io faccio molti chilometri, quindi la macchina era assolutamente rispondente ai miei canoni di comodità, sicurezza, poi soprattutto tanta tecnologia, che è quello che oggi chi lavora in azienda è abituato, insomma, a ricercare e quindi a piacere nel trovare anche in un'auto. Ha trovato la Peugeot guidata confortevole? Molto, è stata una sorprendente novità per me, che non sono un abituale cliente Peugeot, quindi ho trovato veramente un'autovettura comoda. Quali sono le tecnologie che l'hanno maggiormente soddisfatta? Ho provato la 508 con motore ibrido, è stata una piacevolissima sorpresa, credo che sia un'auto assolutamente funzionale per chi fa percorrenze miste, per chi lavora molto in città, per chi fa code, per chi va nei centri storici, assolutamente molto interessante. Trova che nell'auto aziendale Peugeot ci sia un adeguato rapporto tra efficienza e convenienza? Chiaramente per questo dipende anche dagli allestimenti che uno desidera inserire nell'auto, però certamente anche rispetto a questi aspetti ho trovato che ci sia un ottimo rapporto qualità-prezzo sulla 508 che ho provato. Si è sentito sicuro alla guida? Molto, molto, anche perché la strumentazione di bordo aiuta molto, c'è un'ottima visibilità, un'ottima sensazione di comfort e sicurezza. Sceglierebbe l'auto aziendale Peugeot per la sua flotta aziendale? Ovviamente sì, ma lo dico in maniera convinta dopo averla provata. Dalla percezione alla prova Peugeot, quali le corrispondenze riscontrate per qualità, insonorizzazione e comfort? C'è un'alta qualità che è data dai componenti, dai materiali usati, è molto silenziosa, soprattutto la versione ibrida che ho provato io, il comfort è sicuramente di alto livello. Abbiamo vissuto una giornata fantastica qui a Tenuta di Sipio, con l'opportunità di provare su strada la nuova gamma vetture Peugeot, partendo dalla 308 berlina, SV, 508 RXH, 508 GT e 3008. Abbiamo potuto apprezzare l'efficienza dei motori, la nuova gamma che sicuramente si contraddistingue per un design eccellente, per gli elementi innovativi che sono l'elettronica e soprattutto per i suoi contenuti per quanto riguarda i consumi, le riduzioni sui consumi, il quadro strumenti che dà sempre quella visibilità e un occhio sulla strada, la riduzione del volante e tutti questi contenuti che comunque hanno permesso di apprezzare in modo eccellente questa bellissima ed emozionante prova su strada. L'esperienza ci ha consentito di far toccare con mano i nostri prodotti a questi imprenditori. Questo è stato un po' l'obiettivo della giornata, centrato in pieno, e assieme a Energy ringraziamo ancora tutti quanti coloro che hanno preso parte a questo evento. Well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down, the crashing sound, and you come around, and you rush to me.